Sore, il grande momento è arrivato. Sì. Su, ragazzi, vi vedo carichi. Su! Sì, ma c'è una FIFA, però. Lo so. Però è il vostro momento in cui dovete dimostrare quello che valete. Su, ragazzi. Ma... Venga, professore. No, lo dia a me, lo dia via dopo. Sì. Permettete, sì, ragazzi. Porto io. Permettete. No, no, no. Sì. Permettete. Su, ragazzi, su. Permetti, Natale. Andate adesso. Mi raccomando, vinciamo. Mi raccomando, vinciamo. Vabbè, tanto poi ci abbracciamo. Su, ragazzi, andate. Andiamo. Andate. Andiamo. Lei dove va? Eh? Lei dove va? Che cosa dove va? Lei deve rimanere qua con me. Lei rimane qua con me. No, allora non ci stiamo capendo. E il pubblico chi lo deve fare allo stadio? C'è già il pubblico. Lei rimane qua con me. Io sono la primaria del pubblico. Come sta? Amore, come devo stare, amore mio? Sto... Ma no, superiore. Pure in questi casi. Signora! Io devo baciare mio marito. Signora! Natale, vieni a baciare. Pure tu, dai, corri. A baciare una. Cadacchio! È tardi, Cadacchio. Veramente? Dentro. Dovere ci aspetta. Lei mi sta trattando veramente come una scolaretta, va bene? Lo sa che cos'è? Lei è un polmone, ma sai come un polmone? Signora Cadacchio! Scusi, Io non capisco che dobbiamo stare a fare, raccontarci le unghie e le mani. Tutte le cose, va bene? Ma guarda un po', la mattinata a quattro, lo sai? Chi è? Gute Morgen, guten Tag. Allora. È Pasqua. Sanduco, che Pasqua se n'è andata? Se n'è andata. Eh? Comunque, ho portato la nuova merce. Che merce? Che cosa? Madonna, ma c'è sto puerco, dai! Stai zitto. Questo è dopo di scherzo, sono finte, sono questi. Mi è arrivata una partita. A voglia bene. Una partita cacca? Sì. Ma puzza, spruzza? Ma no, c'è la porta che si do tutta una volta. Gliela pongo. Ce la pongo. Gliela pongo. Allora, andiamo a fare lo scherzo. Andiamo a fare lo scherzo. Ad amore. Okay. Ad amore. Madonna. Sì, non ti preoccupare. Chi è che ha bussato? Forse Rosina. Rosina? 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 Esce sempre, si vede che non è stata lei. Vai a bussare, vai a bussare. Non ha scacciato, Non ha scacciato niente. Ma chi è? Felice, sono io! Io! Ehi, la nonna, io, chi? Non volevo dire, ma che dice? Niente! Tu hai bussato! Ma che vuoi? Vai là! Che dici? Che c'è dentro? No, qua devi fare così, vieni qua! No, quella cosa qui! Vieni qua! E lì! Ma che cos'è questa porcheria? Che hai fatto? La cacca a noi! La cacca? Ma che cos'è? Voi l'avete buttata? Tu hai fatto la cacca e ti sei scappato! Vedi un poco, vedi? Il bacchettone, le bugie! E là c'è la fonda, uno scherzo! E là c'è la fonda! Vedi che capa fresca che vengono questi! Vedi! Sempre la testa agli scherzi! Ma vedi un poco, vedi? Mi raccomando, Sì, ho capito che siete agitati. Quello che doveva essere fatto è stato fatto. Non vi preoccupate.
Siete pronti? Sì. Siete pronti? Siete pronti? Calma, state calmi. Oh, sì, però mi sto finendo a sì. Come faccio di tornare? E stiamo con la canottiera, le pelle, le cose. Ieri, fino a ieri avevamo le magliette usate a prestare, ma come... E me le fossi a torso lungo, tutti i torso lungo, a torso lungo. Ma che dite, il preside, bravissimo persona, di tasca sua ha comprato le magliette nuove! Le magliette nuove? Le magliette nuove per tutti! E adesso la segnala l'allenatore. Ah, bene, 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 allora velocemente. Numero uno, chiumare. Mi raccomando, i pali sai quali sono, mi raccomando come devi fare. Quelli di sopra e quelli di sotto. Allora, numero due, a me terzino destro. Numero tre, Marotta. Difensore centrale, Lattarone. Chi passa? Chi passa? Usa lo stomaco. Punta, attaccante unico. Beh, andiamo ragazzi, siamo pronti. Belli tosti. Allora, mi raccomando gli avversari, rispettate gli avversari, ma non vi sottomettete. Non ce la faccio! Ma non ce la faccio! Alla fine del primo tempo ed il parziale vede l'Orazio Flacco in vantaggio sulla Tosto Cappacchione per 1-0. Rete di Nigris. L'Orazio Flacco che ha nettamente dominato fino ad ora la partita, ha addirittura colpito quattro montanti, quattro legni della squadra dell'Orazio Flacco che sembra decisamente molto più preparata ed organizzata per questa partita che vale per le eliminatorie. E quindi chi vince potrà andare avanti in questo torneo per appunto le squadre del torneo studentesco. C'è De Gemis che avanza sulla fascia laterale del campo, passa la palla alla De Ferraris, l'Orazio Flacco che avanza ancora. De Ferraris supera un avversario, affronta Chiumarulo, Chiumarulo scambetta clamorosamente De Ferraris, calcio di rigore, l'arbitro decreta il calcio di rigore, per l'Orazio Flacco. Per cui ha la possibilità l'Orazio Flacco di passare nuovamente in gol e quindi di fare la seconda rete. C'è un po' di contestazioni nel campo, si preparano per il rigore. Vi leggo nel frattempo le formazioni, e cioè per la Tosto Cappacchione in porta Chiumarulo, Amendolaggine, Marotta, Terzini, Lattarulo, difensore centrale Catacchio, punta per la Orazio Flacco, De Pisis in porta, De Gemis, De Ferraris, De Stasis e De Nigris, l'autore del gol fino ad ora, che batterà anche il rigore. L'arbitro fischia, tiro di De Nigris, Chiumarulo para! Si lascia sfuggire la palla, che rotola perfettamente in rete, 2-0 per l'Orazio Flacco. Io sto facendo bene. C'è Lattarulo che si Lattarulo che prende Chiumarulo a schiaffi, sta scoppiando una rissa, non riusciamo a capire, Lattarulo che alza le mani, non riusciamo a capire bene, proprio nel momento in cui l'arbitro fischia alla fine del primo tempo, e finisce così il primo tempo con l'Orazio Flacco che conduce sulla Tosto Cappacchione per 2-0. E allora per il momento è tutto, a voi pubblicità. Signor Presidente, non c'è città, è un gioco, prendiamolo a ridere.
Il mattone per il portiere. Tu il portiere! Oh, la sostanza! Ehi, basta! Sedete, sedete! Dobbiamo essere una squadra, un'unica squadra, tutti per uno, non lo prendete con lui! La colpa di tutti! Tutto, la verità è che noi. Lui siamo arrangiati, che noi dalla Tosca Pacchioni siamo superiori. Arrangiati? Ah, voi arrangiate! Dopo tutto il sacrificio che abbiamo fatto, eh? Arrangiate! Allora, ascoltatemi bene, eh? Io mi ricordo quando giocavo. Una partita io la perdevo 6-0. Me la ricordo precisamente. 6-0. Alla fine del primo tempo. Abbiamo vinto 7-6. Veramente. Oh, 6-6, 7-6. Ma veramente. Abbiamo vinto 7-6, me lo ricordo qua. Qua ce l'ho scritto. Ma non è che stai prendendo per. Allora, Natale lo si può fare. Scusa. Uno per tutti. Tutti per tutti. Mi raccomando. Concentratevi. Siamo al terzo minuto del secondo tempo. La Tosto Capacchione sembra essere scesa in campo con un altro spirito proprio nel momento in cui Marotta supera la linea mediana del campo, appoggia l'Attarulo che con un cross mette in moto Catacchio che stoppa, tira, volo e rinzacca, gol! Pasqua, Pasqua, budu, budu, budu. Sono fatto uno scherzo, sono fatto. Sì, sono fatto la cacchetta da mandare alla porta di Roma. No, sì, bugie, la cacchetta per bugie. Bella, bellissima sì. Partita, dopo il 2-2 di Catacchio sempre, doppietta di Catacchio per la Toto Capacchioni, doppietta di... No, porta la cacchetta, capisci? Grazie Flacco, 2-2, partita spettacolare, ma da notare che la Toto Capacchione è scesa in campo in questo secondo tempo con uno spirito assolutamente diverso, ma è ancora Bentolacci a salire sulla fascia laterale del campo, scambia con Catacchio, Catacchio che riprende la palla, supera in dribbling un avversario, ne supera un altro, si presenta solo davanti a De Fisis, tiro, gol! Terzo gol, 3-2, clamorosa la rimonta della Toto Capacchione. Mentre l'Orazio Franco sta subendo questa clamorosa, la Tosta si riprende subito perché siamo agli sgoccioli di questa partita. Si riprende subito Destasis, opera palla De Ferrasis, che viene interrotto improvvisamente da Marotta. Gran tiro della distanza, palla De Pisis, Catacchio, ancora, e c'è gol! Gol! Ancora Catacchio! 4 reti di Catacchio! La Toto Capacchione ha decisamente vinto la partita! I tre fischi dell'arbitro suggellano la vittoria della Toto Capacchione! Di questa città! Importantissima. Ho appena parlato col preside, è felicissimo. Domani una festa organizzata a scuola per la prima vittoria della Capacchio. Adesso
tutti fuori che ci sono i giornalisti a farli i giornalisti. Che succede? No, sono un po' stanco. Ma i giornalisti, vedi? Catania, vai, non ti preoccupare, sono un po' stanco, sono... non ti preoccupare, vai. Ma è sicuro che... non ti preoccupare. Ma quel gol è stato grandioso! Zed, che quel po' mi sono buttata a siluro! E beh, appunto! De Pippis, il pallone, stava a uscire dalla trappa della rete! De Pippis! De Pippis, secondo te, De Pippis, De Francesco, De ma come è rimasto, De Pippis? Come una Pippis! Ma noi siamo da CO2 CO2 minimo. Noi siamo poco a poco la nitride carbonica CO2 superiore paruaci da malagoni hai fatto lì che la cammella sembra che tiene una cambiata $1,000,000 andare a pagare domani la uscita la cambiata sono due giorni c'ero questo perché? Non ho avuto il coraggio di darti cioè in che senso? Speriamo una perché? Ti ho fatto fare la partita. Lecce. C'è questa tragedia. C'è la moglie. Una moglie per divieto di sosta in cella. Di sosta in cella. E anche un giovane, tu carattere. Che tengo il grosso. È forte, cara, è forte. Che cosa è nata? Nata, che cosa? Che è successo? Speriamo. Appoggio reale. Come? Appoggio reale. Domani. Domani. È un torneo.